Buongiorno ragazzi. Ciao. Ciao. Dunque, abbiamo lasciato Garmin per cercare Garmin Partenkirchen, perché anche oggi che è Ferragosto tutti i negozi sono chiusi, quindi ce ne andiamo. Il tempo non è dei migliori, come avete visto. E niente, ci dirigiamo verso Monaco. Troviamo un posto, una sistemazione, così domani, se non ci studiamo, visiteremo un po' per tutti. Niente, Garmin è bellissimo, vero? Sì. Una caramella, grazie. Buona. Abbiamo visto sia Garmin che Partenkirchen. Mi è piaciuto tanto. Ci vediamo a Monaco. Siamo arrivati a Monaco, stiamo facendo la circonvallazione. Infatti c'è un bel traffico. Siamo però a Monaco, ci sono i cartelli Zentrum, entriamo nella galleria, tunnel, dunque ragazzi, siamo qua in questo posto. Guardate un po'. Siamo qui in questo posto, adesso vedremo un po', mangeremo qui e poi vediamo dove sistemarci. Abbiamo trovato questo super stepsover, questo qui è il fratello di Valentino, eccoli qui, ma che bello che è, supersonico. Ragazzi, abbiamo mangiato e ci siamo spostati ancora. Adesso siamo a Monaco. Ecco il parcheggio. Dovrebbe essere ok, speriamo. Stiamo andando verso il centro storico. Stiamo passando in mezzo a questo parco, guardate un po'. E c'è un sacco di gente oggi. Guardate che spettacolo ragazzi, eh? Che roba, oh, guardate che bello, altro che Parco Nord. È caldo. Zizza. Ragazzi, stiamo continuando a camminare, speriamo di arrivare a un certo punto, perché qui la strada per tornare indietro io non me la ricordo, però vediamo.
Wow. Eccoci qua. Purtroppo oggi abbiamo beccato la gara podistica, 15 agosto. Comunque domani torniamo qua, non ci dovrebbe essere più niente di questo, almeno possiamo vedere qualcosa. Perché avete visto il casino che c'è oggi, va? Una roba pazzesca. Stasera mi sa che ci sarà il concerto, guardate là. Dunque, siamo tornati nel Giau. Il Giau c'è e non ci sono neanche sorprese. Che culo, Michi. Buongiorno ragazzi. Siamo a Monaco di Baviera. Oggi visiteremo bene la città perché ieri abbiamo visto poco, siamo arrivati tardi e non sapevamo. Oggi ci siamo avvicinati di più con il parcheggio. Adesso vi faremo vedere dove siamo parcheggiati. Siamo lungo una strada, abbiamo dormito benissimo, non c'era un rumore. Adesso inizia a passare qualche macchina. Siamo praticamente a lato del giardino inglese, quindi siamo con un lato nel parco e con un lato sulla strada. Adesso vedrete un po' dove siamo. E dopo state con noi durante la giornata perché ci sono tante cose da vedere, come l'onda anomala di Monaco, dove fanno windsurf, anzi solo surf. Ferma. Ecco dove siamo ragazzi, nei giardini inglesi, fantastico. Questo qui è un parco meraviglioso che è stato creato circa nel 1800. In mezzo passa un fiume che si chiama Ires, dopo ve lo dico meglio, adesso non mi ricordo di preciso il nome, ma con un'acqua splendida dove la gente fa anche il bagno dentro.
Il Giau è parcheggiato lì, esattamente lì. E questo è tutto il parco. Ma è grandissimo, ragazzi. Adesso vedete solo una parte. Eccolo qua il Giau. Abbiamo dormito benissimo. Di qua, Maggie! Di qua! Di qua! Abbiamo dormito benissimo. Guardate un po'. C'è un altro camper lì. Un altro furgoncino lì. Le case. Ma in silenzio proprio in un modo incredibile. Questo è il parcheggio di Monaco. Abbiamo iniziato la nostra passeggiata alla scoperta di Monaco. Sono le 8:30, è ancora bel fresco. Iniziamo. Say you think about me because I'm starting to doubt we found a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs. Dunque, ci sono i campionati europei, giusto? Di boh, sarà atletica qualcosa. Guarda, guardate che un macello che c'è. Ieri la corsa, oggi questi qui la marcia, solo marcia, Vabbè. Tantissima roba, ragazzi. Già mi è venuta fame perché ho visto i booster che fanno qua, che sono uno spettacolo. Sono solo le 9:30. Adesso proseguiamo questa strada, che ieri c'erano tutte le transenne, e arriveremo alla piazza che non mi ricordo. Marienkirchen. Quella dopo. Ragazzi, scarpe che non fanno per noi. Da 170 euro fino a 320, però tanta roba.
Ragazzi, siamo arrivati a Marienplatz. Questo qui è qualcosa veramente di speciale. Sono rimasto incantato, guardate un po'. To save you, to make you leave me first. Ragazzi, tantissima roba, erano esterrefatto, veramente incredibile. Qua siamo arrivati al mercato alimentare. Questo è il nostro mondo, ragazzi, eh. Guardate un po', raga. C'è per ogni gusto, guardate un po'. E di qua invece c'è North Sea, hai visto? C'è il pesce, guardate un po', guardate un po'. Questo è il primo panino hot dog di Monaco, va, buono. Anche la signora lo mangia, ma che no? Sì. Torino? You? Ah, ok, nipoti. Ok, yes, uncle. Abbiamo comprato questi panini hot dog dietro di noi. Qua. Buono? Già finito. Prenderei un altro. Primo panino, ore 10:23. Bene, andiamo. Al prossimo. Che buoni ragazzi questi, uno spettacolo, chi ha voglia di mangiarli solo a guardarli e già hai fame. Guardate un po'. Respirare.
Il Glockenspiel, il famoso carillon di Marienplatz, si trova esattamente nel centro storico di Monaco di Baviera e rappresenta una delle più sentite attrazioni cittadine. Il carillon è composto da 32 statue a grandezza naturale e 43 campane e costituisce il più grande carillon della Germania, ma soprattutto viene considerato il quarto più grande del mondo. In my mind, there is nothing left to do but stay behind. Will I find what is wrong about the way I treat my kind? Where's the love I was promised as a token promise? Incredibile viaggio nel mondo dei video, eh? Jurassic Park. Usciamo da questo viaggio nel mondo fantastico di Harry Potter. I supereroi. Qui trattoria italiana non manca, eh? Pizzeria, trattoria, la valle, in centro a Monaco.
ragazzi, qui ci troviamo all'English Garden e siamo in pieno Monaco, dove i ragazzi si ritrovano e fanno surf su questo fiume che attraversa il parco. Ragazzi, anche questo è Monaco. Guardate un po'. No, ragazzi, non avete idea, qui sono nudi completamente, guardate un po', non so se ce la fate, qua c'è uno e una nudi completamente, cioè in mezzo a un parco pieno di gente, di tutto. Ragazzi, siamo stravolti, stiamo rientrando ore, siamo usciti stamattina alle 8:30, sono le 18:30 e siamo arrivati nel Giao, eccolo qui, wow. Siamo a pezzi, noi e i cani. Adesso ci spostiamo, andiamo in un'area sosta, così facciamo anche carico e scarico, poi ci laviamo e poi prepariamo cena e ci rilassiamo bene. Ciao! Buongiorno ragazzi, dunque oggi abbiamo dormito in questo posto qua, praticamente al parcheggio dello stadio del Bayern di Monaco. È giusto una sosta perché dovevamo caricare e scaricare. Non è il massimo come posto, però vabbè, si sta tranquilli, ma niente di che. Si paga 15 euro, c'è il carico scarico, ci sono anche delle prese di corrente che noi vabbè non servono. Però vabbè, siamo stati qua tranquilli. Adesso partiremo e faremo un altro giro per la Germania. Vediamo un po' com'è. State con noi e a più tardi. Da Monaco è tutto. Ciao ciao. Guardate un po'. E queste?
Io non so neanche perché sono rosse, sono nere. Ragazzi, tutto fanno per guadagnare i soldi, dagli ombrelli ai tappetini. Pettorine per cani e guinzagli per cani del Bayer. Incredibile. Spazzolini da denti del Bayern Monaco, incredibile. Ciabatte del Bayern Monaco. E cosa volete di più? Qua c'è tutto del Bayern Monaco. Beh, non può mancare la tazza della birra. Questo tour usciamo e i nostri cagnoni, eccoli lì. Salutiamo questa mega struttura del Bayer. Ciao parcheggio dell'Allianz, alla prossima. Top.